Grazie per come lei interpreta il suo ruolo di Capo Supremo delle Forze Armate, con lucida e determinata visione e soprattutto con l'esempio del suo personale impegno, alto e nobile. Lei ci ha dimostrato nei fatti di essere uno di noi. Con grande affetto, lei, signor Presidente, è davvero sentito come uno di noi. Oggi io sono qui a Herat perché volevo qui portare gli auguri di Natale ai nostri militari, i militari impegnati in questo teatro in cui siamo impegnati da 13 anni, in questo teatro in cui abbiamo lasciato il tributo di sangue più alto dopo le guerre mondiali. Ben 53 militari italiani sono purtroppo morti qui. E siamo qui perché la nostra missione si sta per concludere, la missione ISAF, ma una nuova sta per cominciare, Resolute Support. Perché vogliamo lasciare questo territorio in sicurezza. Lei è il presidente di tutti gli italiani, è il capo delle forze armate e i nostri militari la sentono così, come il presidente di tutti e il loro capo, che con attenzione, affetto e sollecitudine li segue in tutte le loro missioni. Grazie Presidente. Rispetto all'anno scorso registriamo un drastico ridimensionamento numerico delle nostre unità all'estero, nonostante la situazione internazionale sia tutt'altro che in miglioramento, come noto, e faccia adombrare rischi per la nostra stessa, per il nostro stesso paese. In particolare, appunto, abbiamo visto dall'Afghanistan abbiamo un ridimensionamento notevole. In quest'anno abbiamo portato a casa 1000 uomini, abbiamo ceduto molte basi all'esercito afghano, abbiamo ritirato 10.000 metri lineari di mezzi e materiali, quindi un'impresa anche molto difficile da un punto di vista logistico. L'Italia si sta affacciando anche in Iraq, dove partecipiamo con la comunità internazionale allo sforzo contro ISIS. Continua la nostra presenza in Libano, un piccolo paese circondato da una grande conflittualità, è interessato da un flusso poderoso di immigrati dalla Siria che sfuggono dalla guerra civile. Abbiamo il comando NATO in Kosovo, paese a due passi da noi, nel quale peraltro le tensioni fra serbi e albanesi continuano a essere importanti, ed esprimiamo il comandante dell'operazione europea in Somalia, in un'altra area molto delicata e noi vicina alla Libia. Abbiamo un piccolissimo contingente al centro delle nostre preoccupazioni anche, che è finalizzato a mantenere aperto un collegamento con le forze armate libiche, collegamento molto difficile in questa fase di grande indeterminatezza, comunque fondamentale, credo, per la sicurezza del nostro paese. Per salutare, ancora non l'ho fatto, il ministro Pinotti, il comandante della nostra missione a Herat, il generale Cardino. Sappiamo che la missione in Afghanistan è stata al centro del nostro impegno e anche dei nostri assilli, anche di momenti di difficoltà nel rapporto con l'opinione pubblica, anche se devo dire, devo ripetere che sulla base della mia esperienza ritengo sia difficile avere da parte delle famiglie dei nostri caduti delle reazioni così responsabili come quelle che abbiamo avuto in Italia. È stata una partita molto dura per tutti quanti, anche tirare le somme di questo lungo impegno internazionale in Afghanistan non è stato e non sarà facile, ma siamo convinti di aver fatto la nostra parte con la nostra partecipazione alla missione e soprattutto siamo sicuri che il popolo afghano saprà riconoscere quello che è stato dato di possibilità di rinascita a questo paese. Quindi anche il dopo missione, in forme diverse da quelle dell'impegno direttamente militare che abbiamo sperimentato, costituirà un capitolo importante della nostra politica estera e di sicurezza. Grazie Ministro, grazie Generale. Signor Presidente, buongiorno dalla Stazione Spaziale Internazionale. La missione futura è iniziata da un mese e durerà per altri 5 mesi, in cui a bordo di questo eccezionale laboratorio scientifico porterò a termine esperimenti concepiti e sviluppati da aziende e università italiane. E attorno a me c'è tanta Italia. La ISS per gran parte è stata costruita in Italia.
La ricerca scientifica nello spazio permette di sviluppare tecnologie e servizi che ritroviamo nella vita quotidiana, che accelerano il progresso. Credo di poter dire, signor Presidente, che spazio e futuro sono un binomio inscindibile. E nella grande sfida dell'esplorazione spaziale, l'Italia e l'Europa giocano un ruolo fondamentale di elevata qualità. Signor Presidente, sono orgogliosa oggi di rappresentare qui nello spazio l'Italia e le Forze Armate. Lei ci ha dato una sintesi dell'importanza della missione, dei suoi compiti, l'eccellenza degli sforzi italiani nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. È qualcosa che forse ancora in Italia non si comprende in tutto il suo valore. E io penso che questa sua straordinaria partecipazione alla missione spaziale sarà un incentivo per gli italiani per capire che cosa importante sia impegnarci anche e in particolare poi nelle tecnologie e nelle ricerche spaziali. Complimenti e auguri di buon Natale. Signor Presidente, buongiorno dalla missione UNIFIL, che con i suoi circa 10.500 caschi blu di 37 diverse nazioni, dei quali circa 1.100 appartenenti al contingente italiano e oggi rappresentati, come diceva il generale Bertolini, dal generale del Col, comandante del settore Ovest, e dal colonnello Luperto, comandante di Italair, e ai quali si aggiungono i circa 10.000 dipendenti civili, rappresenta la più cospicua operazione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Con il suo permesso, signor Presidente, inizierei il mio intervento con un sintetico quadro di situazione del teatro operativo libanese. La crisi siriana determina una situazione di forte tensione al confine orientale e nella regione del Golan. Nell'ambito della sicurezza, mentre si registrano miglioramenti nell'area a nord del Libano, ad est continuano gli scontri tra le forze di sicurezza e i gruppi armati di matrice jihadista. A ciò si aggiunge la presenza di oltre 1 milione di profughi siriani registrati dall'UNHCR, di cui 54.000 nel sud del paese nell'area di responsabilità di UNIFIL. In tale quadro la missione continua a vigilare attentamente su tutte le aree di potenziale rischio e l'incremento della cooperazione con le forze armate libanesi sta dando risultati positivi. E per quanto attiene ai rapporti con la comunità locale, l'atteggiamento della popolazione nei confronti di UNIFIL rimane estremamente positivo. Grazie, generale. La missione UNIFIL è stata sempre da noi considerata un po' il fiore all'occhiello delle forze armate italiane nella loro proiezione internazionale. È una missione alla cui nascita l'Italia ha dato un impulso fondamentale. È una missione di cui l'Italia si è assunta una gran parte anche di responsabilità operative e che tutto questo sia stato riconosciuto attraverso l'affidamento del comando della intera missione internazionale ad alti ufficiali italiani che abbiamo orora ricordato, il generale Graziano, il generale Serra e ora lei, il generale Portolano, è la conferma della qualità dell'impegno e della forza politica che noi abbiamo garantito partecipando a questa missione. È una missione di mantenimento della pace, è una missione che ha fondamentalmente compiti di prevenzione, che però sono molto complessi. Compiti di prevenzione non significa che si sta lì ad aspettare sperando che non accada il peggio. Intanto è importantissimo evitare che accada il peggio, ma quello che lei ci ha detto sta a significare che svolgete un'azione positiva anche al di là, diciamo, di questo compito fondamentale di presenza deterrente nei confronti dei possibili autori di azioni destabilizzanti. Collaborate inefficacemente con le forze armate libanesi, anche con l'augurio che si ricompongano in piena unità, che non esistano nel futuro forze armate ufficiali e forze armate di fazione, perché questo è un nodo su cui naturalmente anche l'articolazione della missione o il mandato della missione ha voluto conservare giustamente limiti di prudenza, però sappiamo che nel fondo c'è anche questo problema, come c'è quello della piena stabilizzazione politica del Libano. Comunque
credo che veramente senza la vostra presenza e quella di tutta la missione UNIFIL anche nelle altre componenti nazionali, la situazione del Libano si sarebbe sviluppata in modo imprevedibile, in senso negativo, nel senso di pericoli di conflitto in quell'area cruciale. Complimenti e auguri di buon Natale e buon anno a voi tutti. Grazie. Signor Presidente, un caloroso saluto da Pristina a nome di tutti i militari italiani impegnati in Kosovo. La missione conta oggi di circa 5.000 militari appartenenti a 31 paesi, di cui 23 della NATO. L'Italia è tra i maggiori contributori della missione, con circa 550 uomini e donne. Buongiorno, signor Presidente da Navedoria. Quella che le vede una piccola rappresentanza dei 224 marinai e marinaie italiani imbarcati sul Doria, che dal 6 agosto scorso è al comando della missione della Forza Navale Europea UNAFOR Atalanta. Attualmente il Doria è in Oceano Indiano, in prossimità delle coste keniote. Stiamo aspettando una nave mercantile, il Liberty, carica di aiuti umanitari che dovranno essere trasportati a Mogadiscio. È un'attività svolta dal World Food Program per l'assistenza alle popolazioni profughe della Somalia. Signor Presidente, buon pomeriggio da Mogadiscio. Il lungo e teso conflitto istituzionale in Somalia tra Presidente e Primo Ministro si è risolto con la nomina avvenuta il 17 dicembre scorso del nuovo Primo Ministro, ancora in attesa di ratifica da parte del Parlamento. Si apre una nuova fase, non facile, in quanto l'equilibrio istituzionale rimane assolutamente precario. La sicurezza in tutto il Paese è ancora labile. Nella sola capitale, Mogadiscio, negli ultimi 10 mesi si sono registrati 136 ordigni esplosivi, 174 uccisioni e 6 attacchi con mortai o armi a tiro curvo, di cui l'ultimo una settimana fa proprio qui fuori il nostro compound. Signor Presidente, le porgo il saluto delle donne e degli uomini del 29° gruppo navale. Sono 700 militari della Marina che operano a bordo delle navi Etna, Borsini, Orione e Driade. La nostra missione consiste nel garantire la sorveglianza e la sicurezza marittima nello stretto di Sicilia, il controllo dei flussi migratori, la tutela dei mercantili e dei pescherecci italiani, il concorso alla salvaguardia della vita umana ed il contrasto alle attività criminali. Nel perseguire i trafficanti di esseri umani, i comandanti delle navi della Marina Militare esercitano il ruolo di polizia dell'alto mare che gli viene attribuito dal diritto internazionale. Una peculiarità particolarmente innovativa del nostro dispositivo è il centro di controllo medico e di polizia che opera a bordo della nave maggiore in alto mare, prima ancora del trasferimento a terra dei migranti. Facendo leva sulla versatilità e l'intrinseca possibilità di impiego duale delle navi militari, non ci limitiamo quindi solo a soccorrerli e trasferirli nei porti che vengono indicati dal Ministero dell'Interno, proteggendo già così le realtà più fragili come l'isola di Lampedusa. I controlli sanitari e di sicurezza che svolgiamo al largo alleggeriscono anche la pressione sull'organizzazione d'accoglienza messa in piedi dalle prefetture nei porti d'arrivo designati. Sono oltre 167.000 i migranti salvati, assistiti e sottoposti a controllo dalle navi della Marina dall'ottobre 2013 ad oggi. Buongiorno, Buongiorno signor Presidente. La situazione qui in Libia resta estremamente complessa, con due autorità politiche presenti, quella di Tobruk, più laica, nata dalle elezioni di giugno e riconosciuta dalla comunità internazionale, ma di fatto delegittimata dalla Corte Suprema libica lo scorso 6 novembre, e quella di Tripoli, più islamizzata, supportata dalle milizie e dalle forze di Misurata. Gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Bernardino Leon, non hanno sinora avuto gli esiti sperati, ma la comunità internazionale, nonostante alcune voci discordanti al suo interno, sembra voler perseguire fermamente sulla via del dialogo, che al momento è l'unica realmente percorribile. La missione è nata nel novembre del 2013 con lo scopo di addestrare le forze armate e le forze di polizia locali, dopo una prima fase estremamente positiva, che ha visto l'addestramento in Italia di circa 350 militari libici e qui in Libia di oltre 150 poliziotti da parte dei carabinieri, attraverso ora una fase di stallo,
in attesa di conoscere i nuovi soggetti politici e militari a cui verrà affidata la responsabilità della ricostruzione del progetto. La ringrazio, naturalmente lei sa come noi e meglio di noi quale enorme incognita rappresenta ancora il futuro politico della Libia e come anche questo dualismo, diciamo, tra Tobruk e Tripoli non possa che preoccuparci. Gli sforzi italiani sono stati notevoli, bisogna dire che la presenza diplomatica italiana in Libia ha rappresentato un esempio e anche, diciamolo pure, largamente un'eccezione, ma continuiamo i nostri sforzi, facciamo di tutto per saldare i nostri sforzi con quelli delle Nazioni Unite, che finora non sono stati coronati da successo, ma insomma ci sono traguardi che ci attendono, obiettivi che ci siamo dati, e anche per il raggiungimento di questi obiettivi la vostra presenza è preziosa, e quindi complimenti e buon lavoro per voi in Libia. Buongiorno signor Presidente, un aggiornamento da Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, dove la situazione è decisamente in miglioramento rispetto ai mesi scorsi. L'arrivo delle forze internazionali ha infatti scongiurato il rischio di una catastrofe umanitaria in tutto il paese, dopo gli scontri interconfessionali che hanno causato migliaia di vittime e l'esodo di più di 1 milione di persone, cioè un quarto della popolazione. Grazie a un ritmo operativo molto intenso, la missione EUFOR ha rianimato 3 zone sensibili della città, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per la popolazione e anche per le organizzazioni internazionali e umanitarie, facilitando al tempo stesso lo schieramento della missione ONU denominata MINUSCA. L'Italia contribuisce al contingente europeo, che è forte di 700 militari forniti da 13 nazioni, con un'unità del secondo reggimento Genio della Brigata Alpina Giulia. Signor Presidente, buongiorno dalla Task Force Air del Kuwait, costituita recentemente dall'ottobre di quest'anno, con il compito di effettuare operazioni di sorveglianza, ricognizione aerea, intelligence e rifornimento in volo nell'area del Medio Oriente. Le operazioni si svolgono con 3 tipologie di diversi assetti: Tornado e Predator per sorveglianza, ricognizione ed intelligence, velivoli KC-767 per il rifornimento in volo. Dalla base di Ali al-Salem, nella quale mi trovo, operano velivoli da sorveglianza aerea a pilotaggio remoto Predator, macchina estremamente avanzata, per mezzo della quale è possibile effettuare missioni di lunghissima durata e grandi distanze. In meno di 2 mesi sono state sorvegliate centinaia di aree per circa 200 ore di volo. Ringrazio colonnello Spuntoni, ci rendiamo tutti conto che questa vostra missione, che è essenzialmente missione dell'aeronautica militare, rappresenta la prima forma di un impegno, quello diretto a contrastare i disegni folli dell'ISIS, e questo sarà sicuramente un tema all'ordine del giorno per gli stati europei dell'Unione, per la NATO, per le forze armate italiane. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti i presenti in sala. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato questa occasione. E volevo dire che io ancora sono fiducioso nelle nostre istituzioni. Nonostante tutto, e questo lo dico non per polemica, ma per realtà, di tutto quello che è accaduto in questi ultimi 3 anni, credo nel rispetto delle convenzioni, del diritto del mare, delle Nazioni Unite. Ci tengo a dirle anche che ogni giorno il mio pensiero costante, oltre che alla mia famiglia, va al mio caro collega e amico Massimiliano Latorre, che purtroppo sappiamo benissimo che attualmente vive una situazione difficile che riguarda la sua salute. Colgo anche l'occasione per estenderle i miei auguri di Buon Natale, buone feste a lei, a tutti i colleghi che ho ascoltato poco fa, a tutti gli italiani e a tutti coloro che credono nel Santo Natale. Grazie ancora, Presidente. E dobbiamo riuscire a comunicare con le autorità indiane per la soluzione di questo problema oramai annoso, che si trascina in modo insopportabile. Io non rivelo nulla di
confidenziale o segreto, dicendo che quando, oramai circa un anno fa, se non mi inganno, ho ricevuto per le credenziali il nuovo ambasciatore indiano, egli ebbe a dirmi che si era d'accordo da parte delle autorità del suo paese perché si svolgesse nei confronti di Girone, lei Girone e di La Torre, un processo e fast and fair trial, un processo rapido e corretto. E purtroppo quella frase è rimasta una frase e abbiamo avuto veramente prove molto negative di sordità, pur nel rispetto naturalmente o nella comprensione delle difficili procedure giudiziarie che anche in India sono complicate. Voi sapete, caro Girone, come gli italiani vi siano vicini, a lei e al suo collega La Torre. Io sono molto colpito dalla serenità che lei mostra, la serenità che mostrano anche le vostre famiglie. Io volevo ringraziare vivamente l'ammiraglio Binelli Mantelli per la sua esposizione introduttiva, che poi è stata in così larga misura una generosa espressione di sentimenti di apprezzamento per il ruolo che io ho svolto come capo dello Stato, come Presidente della Repubblica, in particolare nei rapporti con le forze armate. Io ho sempre dato, fin dall'inizio, e ne ero consapevole dal punto di vista così della mia esperienza e cultura costituzionale, ancor prima di diventare Presidente, che il capo dello Stato doveva prendere molto sul serio i due specifici mandati che la Costituzione gli affida: Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente del Consiglio Supremo di Difesa. Sono due strutture portanti dello Stato democratico, dello Stato di diritto, a cui il Capo dello Stato ha effettivamente il dovere di prestare personalmente la massima attenzione. E nei confronti delle Forze Armate l'ho fatto col cervello e col cuore. E ho seguito molto la trasformazione delle Forze Armate italiane. E mi è capitato di dire che nessuna struttura dello Stato ha saputo trasformarsi, modernizzarsi come le Forze Armate. È diventata una grande riserva di conoscenze e di esperienza internazionale. Quando io ho sentito tutte le esposizioni che abbiamo potuto seguire attraverso i nostri collegamenti, e mi dicevo: ma quale altro centro di conoscenze della realtà mondiale c'è al di fuori delle Forze Armate? Se le conoscenze e le esperienze delle nostre partecipazioni alle missioni militari si possono trasferire e tradurre in consapevolezza e in cultura della realtà internazionale per l'Italia, per le Forze Armate, per il governo, per il Ministero degli Esteri, avremo ancora di più saputo capitalizzare il sacrificio e il contributo delle migliaia e migliaia di nostri partecipanti alle missioni. E abbiamo avuto sia l'attuale capo di Stato Maggiore sia il suo predecessore hanno avuto modo di ascoltarmi nel Consiglio Supremo di Difesa quando, dinanzi a comprensibili preoccupazioni per il costo delle missioni all'estero, della nostra partecipazione alle missioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della NATO, ho sempre fatto presente che attualmente e da vari anni il principale titolo di riconoscimento che noi abbiamo ottenuto in tutto il mondo e che mi è stato trasmesso da tanti capi di Stato è precisamente questo, quello che abbiamo saputo fare fuori d'Italia, lontano dall'Italia. Quando si sente parlare di Herat, i nostri militari Herat, ma quanti italiani sapevano che nel mondo esistesse un luogo chiamato Herat? Già era molto se sapevano, diciamo la verità, che esistesse un luogo chiamato Afghanistan. Eppure siamo lì. E perché siamo lì? Siamo lì perché non possiamo scappare dal mondo. E certe volte, quando si vedono anche posizioni politiche, per fortuna marginali, che sembrano quasi suggerire uno stiamocene a casa, pensiamo ai nostri problemi che sono complessi, che sono gravi, quale interesse mai
possono avere o addirittura quale mai sorgente di obblighi può rappresentare per l'Italia quello che succede in Afghanistan, quello che succede nel Kosovo, quello che succede in Libano. Ebbene, posizione direi puerilmente miope, ma facilmente sfruttabile dal punto di vista demagogico. Noi siamo in questo mondo, che è un mondo interdipendente, un mondo in cui si trasmettono sfide e minacce, in cui ci sono doveri morali di presenza e di collaborazione, e non si può evadere da questo mondo nel quale dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo fare onore all'Italia come stanno facendo le nostre forze armate. Ringrazio lei, generale, per averci assistito ancora questa mattina, e ringrazio lei, ammiraglio Binelli Mantelli, per tutto. Arrivederci.